A Cosenza il Museo Multimediale di Piazza Bilotti diventa La Magia del Natale, un'opera magnifica curata dalla scenografa francese Antoinette Strauss. C'è tecnologia, tradizione, ma anche vita reale nell'installazione di 1000 metri quadri, fisica e virtuale, per far vivere attraverso i grandi pannelli dello spazio virtuale di Piazza Bilotti un'esperienza immersiva e totale. Una installazione magica, molto bella, che coniuga la tradizione con l'innovazione. Abbiamo già ospitato qui mostre importanti come quella di Van Gogh, dove ci sono stati 20.000 spettatori. Avremo poi dopo Leonardo, ma questa interruzione con questa installazione, che è rivolta ai bambini, perché la nostra città è sempre attenta al mondo dell'infanzia, quindi cerchiamo sempre di stimolare anche iniziative pubbliche e private che possano essere accolte favorevolmente ai bambini, perché poi i bambini diventano i cittadini del futuro e vogliamo che vivano nella nostra città con un senso di felicità, di gioia, anche guardando a queste tradizioni, ma con un occhio diverso, che è quello dell'innovazione. Ecco, qui abbiamo realizzato un museo con una tecnologia d'avanguardia e questo ci consente oggi di ospitare mostre così innovative e importanti, che è difficile trovare anche in altre città europee, perché vuol dire non tutte hanno posti di questa portata. La magia del Natale è un percorso davvero magico, diviso in 5 mondi e rappresentato dal Bosco delle Nevi, il Bosco degli Elfi, le cascate di ghiaccio, la fabbrica dei biscotti e naturalmente l'immancabile casa di Babbo Natale.